Riuscita manifestazione sabato 12 e domenica 13 luglio a Vigliano Biellese, in provincia di Biella. Per iniziativa dell'Associazione Commercianti e Artigiani Viglianesi, con il patrocinio della locale amministrazione comunale, buona parte della via Quintino Sella è stata chiusa al traffico per ospitare una mostra mercato, a cui hanno preso parte hobbisti, ambulanti e aziende del territorio. Buonasera a tutti. L'idea di questa manifestazione è nata perché da settembre dell'anno scorso è rinata l'associazione Nuova ACAV, Commercianti e Artigiani di Vigliano Biellese. Questa associazione ha lo scopo di raggruppare tutte le realtà produttive e commerciali di Vigliano. I soci ovviamente hanno portato il loro parere, che era quello di andare a creare diverse manifestazioni in tutta Vigliano, quindi a zone. Questa è una delle prime che è nata grazie appunto alla signora Rita Damiani e altre persone che con lei hanno collaborato. Ovviamente l'associazione ha dato tutto il supporto tecnico di cui c'è stato bisogno e anche pratico. Queste manifestazioni, che verranno fatte a gruppi, avranno bisogno appunto di avere delle persone che coordineranno nelle varie zone la manifestazione stessa, avendo dietro loro ovviamente il supporto dell'associazione. Buonasera a tutti, come ha già detto il presidente Cinzia Sola, questa manifestazione è stata voluta fortemente perché noi siamo qui in una zona che originariamente era industriale, abbiamo dovuto reinventarci e grazie alla collaborazione di tutti i colleghi della via Quintino Sella, ma non solo, comunque di tutti i commercianti e artigiani di Vigliano che hanno raccolto il nostro messaggio di voler fare qualcosa, di voler smuovere l'economia, oggi siamo qui, oggi e domani, nonostante il maltempo, come ha detto il Presidente, con la voglia di fare, con la voglia di farvi sentire che ci siamo e che abbiamo voglia di andare avanti, perché Vigliano è viva da questo punto di vista. Abbiamo messo su diverse cose, diversi eventi, abbiamo il mercatino degli hobbisti, abbiamo degli stendisti, abbiamo degli ambulanti, abbiamo pensato ai bimbi facendo arrivare i gonfiabili, lo zucchero a velo, il trucca bimbi, i giochi con i palloncini. Abbiamo diversi gruppi musicali che allieteranno comunque questo evento. Una due giorni con numerosi appuntamenti in programma. Sabato, per esempio, si è passati dalle esibizioni della scuola di danza Atanor Tango e Spazio Danza al torneo di calcio balilla del Bar Jolly e poi dall'incontro di box sul ring allestito a cura del Boxing Club Biella alla serata danzante con l'orchestra spettacolo Daniel Mas, guidata dal poliedrico Davide Barazzotto. Giù la bicicletta parte in giro in Zabarascia, giù la diame chiusi perché la mia l'era trombeggia, giù fiale strada verso Italia e l'elettra cadena, è discesa testa perché me la piaggia. Attacca file, non ci fa via, ella sa cosa chiunta, a cagliessi la mia punta, a tanta fine, non poschi nessuna chiunta, le più facci pistella asciutta. Domenica invece ci sono state esibizioni di droni e aeromodelli radiocomandati, una simpatica gara di bocce nonni contro nipoti e numerosi altri eventi musicali, esibizioni di danza e del centro estivo salesiano. Ancora da ricordare sono i punti ristoro Trattoria Bar Jolly 84, Circolo Alpi Erios e Tortuga Pub, che durante le due giornate hanno funzionato a pieno ritmo, e poi la disponibilità dell'adiacente area dell'ex pettinatura biellese, che sabato ha ospitato un motoraduno organizzato dal Vespa Club di Biella, domenica un autoraduno con protagoniste le mitiche Fiat 500.